cioè di solito sa la moglie si preoccupa che il marito, no, io mi ero innamorato di un uomo solo, però comunque era geloso uomo, non è a dire ma come cazzo è questo qua, sta sempre così. E che succede? Che vengo completamente rapito da questa informazione, cioè io dicevo dentro di me, secondo me questa roba qua non è solo bella, dentro c'è di più. Il di più poi viene fuori dopo un'attenta osservazione durata 3 mesi all'incirca. In un momento, no? E quello è il momento che penso possa essere utile a rispondere alla tua domanda. Perché poi quel momento io, in quel momento non l'ho capito, però è stato un attimo così potente che ha dato inizio a una specie di carriera bibliografica che potrei definire una specie di diarrea descrittiva che non termina mai. Per cui da quel momento sono partite tutta una serie di cose che mi hanno condotto a scrivere 12-13 libri in 10 anni, che tra l'altro pubblicano puntualmente, cioè a me io la devo trovare. E questo succede, cosa succede? Poi questa cosa qua per me era un evento fine a se stesso di cui io non capivo, non avevo contezza. Per me su di me, mentre ragionavo su di me, ma com'è possibile? Poi dopo, questa cosa qua, man mano che tu l'affronti, diventa seria. Cioè, acquista un significato. Ed è bello, questo è il bello del percorso. Perché poi tu ti rendi conto che certe energie esistono veramente. E sono un qualche cosa presente sempre, interpellabili solo in alcuni momenti in cui noi veramente siamo disponibili ad ascoltarle. Qual è il momento? È il momento in cui l'ego non c'è più. Come fai a togliere l'ego? Così qua. Come tu ti togli i soldi dalle tasche e altri ne vogliono ancora, tu non c'hai più l'ego, non ce l'hai più. Ma che cazzo faccio adesso? C'è tanta gente che purtroppo non riesce a rispondere e si suicida, che non c'è più l'attività, a casa c'è il suo problema, io non so come faccio, lo so, se pensa che sono i soldi. Mentre invece a quel momento c'è stata un'altra cosa che è interagita con me. Non è che poi non servono, no, attenzione, alza la mano, servono, madonna se servono, se io non faccio questo non vivo. Però adesso, inseriti nel contesto in cui io faccio questo, mi danno gusto, perché non sono tanti, però quanto è bello, cioè io riesco a fare la spesa con questa roba, come una soddisfazione, cioè io riesco a vivere delle cose che mi piacciono, quello. In quel momento cosa succede? Che fondamentalmente io mi sono reso conto che una di quelle tre energie, che ha però bisogno di un carisma da parte tua, che in quel momento sia presente, ed è quello dell'umiltà, perché se ti togli l'ego comincia a capire questa cosa, ma non perché poi così tu devi essere sotto, no, in quel momento là succede questa cosa. E in quel momento là tu a livello emozionale, e questo si può spiegare, crei una situazione energetica tale per cui sei aperto ad altre dimensioni, o meglio sei aperto a tutto quello che intorno a noi collabora per creare questa, la quale ha dentro di sé tutta una serie di informazioni, di dinamiche, che nulla hanno a che fare con le nostre preoccupazioni, con le nostre dinamiche temporali e spaziali. Per cui in quell'attimo là, io ho percepito una cosa che per esempio nel mondo cattolico si chiama Spirito Santo. Ma io non lo sapevo che era una roba. Tu immagini un commerciante che dopo 8-9 anni dice per la Madonna, non esiste. Guarda che è una cosa che ti sconvolge. Cioè per me è stato sconvolgente. Mi può lo picchiare. E quindi subito, no, uno adesso si organizza, no? Prende il copyright, il suo Spirito Santo, vende tutto, tutte cose. Perché l'anima del commerciante sta sempre lì. Però in quel momento si crea una specie di fattura, no? Tra questa realtà che poggia su delle basi emozionali di un certo tipo e un'altra realtà sempre incombente, che poggia su basi emozionali creanti di questa realtà, che hanno un peso completamente diverso, specifico da quello che noi possiamo immaginare. Per cui nel momento di maggior dolore e di maggior difficoltà di quella piccola vita, pam, c'è questo legame, c'è questo, diciamo, questo micro evento, per me è un mio piccolo, in cui tu sperimenti un qualche cosa che ha a che fare con il mondo delle idee, dove ci sono tutte le informazioni. Ma il mondo delle idee, se lo chiamo Spirito Santo, può avere senso.